Buonasera a tutti ragazzi, risiamo qua perché dagli amici mi hanno detto ma D'Angelo ha detto che bisogna vedere, bisogna valutare, e Giovanni Corrado lo stesso. Va bene, allora forse non è chiaro, perché tanti commenti si stanno arrivando sul video che ho fatto. Cosa c'entra il Bari, cosa non c'entra il Bari, e destra e sinistra, e regolamento e non regolamento. Allora specifichiamo il perché il mister ha detto una cosa del genere, e l'andiamo a vedere. Allora, intanto focalizziamo quello che è successo. Eccolo qua, ok? Quindi il giocatore del Bari tira, l'arbitro incespica sulla palla alla grande e va di nuovo, devia, ok? Devia la traiettoria della palla e va a finire al giocatore del Bari. Guardate dove siamo, ai limiti dell'area, quindi ai limiti della tre quarti nostra. Perché questo? Questo è importante, ok? È importante. Ora andiamo a vedere. E andiamo a vedere che cosa? Il regolamento, cosa recita? Perché alla fine dobbiamo andare a vedere cosa dice il regolamento, ok? Perché se no facciamo solo della gran confusione, ok? Beh, allora, il regolamento dice questo. Il pallone in gioco o non in gioco? Regola 9. Cioè, questa è la regola numero 9. Il pallone non in gioco. Quando? Il pallone non è in gioco quando, due punti, ha interamente oltrepassato una linea di porta o una linea laterale, sia a terra sia in aria. E questo è pacifico. Poi dice, il gioco è stato interrotto dall'arbitro. Altrettanto pacifico. Ok, quindi se non si fa male, eccetera, cioè quello che è, l'arbitro interrompe, quindi ha tutta la facoltà di interrompere, ci mancherebbe altro. Poi dopo dice, tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e, quindi il pallone non in gioco, se tocca un ufficiale di gara e rimane sul terreno di gioco e a capo, trattino, capoverso, una squadra inizia un attacco promettente. Ecco dov'è l'inghippo. Il pallone entra direttamente in porta o cambia la squadra in possesso del pallone. Quindi se il Bari era in possesso, l'arbitro la tocca e va al giocatore del Pisa, si interrompe. Indipendentemente, ok? Perché cambia proprio cambia il possesso di palla dopo il tocco dell'arbitro. In tutti questi casi il gioco verrà ripreso con una rimessa dall'arbitro. Ok, poi il pallone in gioco, quella è un'altra cosa, il punto 2. Ma noi quello che dobbiamo andare a focalizzare è il punto 1. Quindi dice, una squadra inizia un attacco promettente. A quel punto il pallone non può essere in gioco. È chiaro o non è chiaro? Andiamo a rivedere dov'era il pallone, andiamo a rivedere. Alla tre quarti. Ditemi voi se non è promettente. È un chiaro attacco promettente, perché un conto è essere a centrocampo, vabbè, a parte che anche da lì può scaturire chissà cosa, ma alla fine più chiaro di così, ha deviato addirittura la traiettoria del pallone. Cioè, non è che l'ha toccato, ma la traiettoria alla fine è stato un tocco, come io ho detto nel video, un tocco di tallone, un tocco, cioè, vabbè, deviato. Lì c'è stata proprio una deviazione. Ecco perché anche Mr. D'Angelo in conferenza stampa ha detto ha fatto una bella triangolazione, ma basta che vi andate a vedere le immagini, non è che c'è. Quindi, e poi è scaturito il rigore. Da lì è scaturito il rigore. Ditemi voi se non è un attacco promettente. Siamo alla tre quarti, più promettente di così non c'era nessuno. Il giocatore del Bari è andato avanti e poi è successo quello che è successo. Ma è chiaro o non è chiaro? Perché forse per qualcuno non è chiaro. Non lo so. Poi ti ripeto, torna a ripetere. Poi magari la società farà quello che farà. Vabbè, poi se la federazione riterrà che non era un attacco promettente, dirà per noi non era un attacco promettente e quindi va bene così, va bene, per carità. Uno poi se
adesso stiamo parlando per assurdo, poi la società se vorrà fare appello, se vorrà fare altre cose, saranno altri discorsi. Ma questo recita la regola 9 del regolamento del calcio a casa mia. Poi magari, non lo so, a casa di altri che hanno risposto sul video, cosa c'entra al Bari, cosa non c'entra al Bari. Ma non lo so, cosa c'entra? Niente. Poi ricordiamoci all'andata, il rigore non dato a Pisa col cazzotto del portiere a Touré, ce lo siamo scordati? E lì il VAR non ha visto. E si vede che, non lo so, si vede solo quello che si vuole vedere. Ma io ho detto, no? Basta che vi andate a vedere il mio video, di Bari Pisa, trovate. Quindi, è inutile cosa c'entra il Bari, cosa non c'entra il Bari. Raga, questo recita regolamento, paro, una squadra inizia un attacco promettente, quindi il pallone è da ritenersi non in gioco. L'arbitro l'ha presa, l'ha deviata, è andata a finire sulle gambe del giocatore del Bari, che poi ha tirato, Caraccio ha preso col braccio, eccetera, eccetera. Siamo alla tre quarti, anzi siamo proprio vicini all'area di porta, ma ve lo faccio rivedere, eccolo lì. Quando l'ha toccata siamo a, non lo so, 5-6 metri dalla lunetta e quindi siamo sulla tre quarti piena. Ma più promettente di così, cioè, voglio dire. E poi ha fatto una bella deviazione, ha fatto una bella triangolazione alla fine. Non lo so, poi cos'altro vogliamo dire? Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Andiamo avanti, c'è problemi, non c'è problemi, perché qui il regolamento è questo, parla chiaro. Il pallone non in gioco quando una squadra inizia un attacco promettente. Poi possiamo parlare, possiamo discutere, possiamo fare tutto quello che volete. Per me è così, che non sono nessuno, sia chiaro. Che Di Marzio l'ha confermato, lo stanno confermando gli altri. Poi, se poi uno dice no, per me non era promettente perché siamo allora, per l'amor di Dio, allora lasciamo perdere, tutte le volte che uno lo ferma, ah no, ma perché passa al Bari, passa al Pisa, allora si interrompe. Lì c'è stata una bella, chiara, evidente deviazione e siamo alla soglia dell'area, quindi siamo sulla tre quarti. Se non è un attacco promettente questo, voglio dire. Va bene, adesso vediamo cos'altro succederà, aspettiamo e vediamo quelle che saranno le decisioni sia della società, sia della federazione, eccetera, eccetera. Io ripeto, un atteggiamento arbitrale assurdo, poi si va a spellere, cioè Caraccio, il capitano, si va a spellere, cioè, secondo me non ha senso fare queste cose, non hanno proprio senso, cioè cose assurde, tanto più che, ripeto, anche il VAR secondo me doveva intervenire e dire guarda che magari è un po' dubbia la cosa, non è più che dubbia, cioè la cosa mi sembra palese e pacifica che hai toccato la palla, siamo insomma è un vantaggio perché ha toccato la palla e l'ha deviata verso il giocatore del Bari, quindi più vantaggio di quello. Un attacco promettente è un vantaggio alla fine, secondo me, ma non solo secondo me, quindi non lo so, vediamo, aspettiamo e vediamo quello che sarà. Secondo me è un arbitraggio assurdo, semplicemente assurdo, non eccelle sicuramente nelle conoscenze del regolamento. Poi l'ho detto, se è un'interpretazione, ma allora si dà tutta un'interpretazione e allora si lascia perdere. Un attacco promettente cosa vuol dire? È un attacco promettente? Io direi proprio di sì. E sia, tant'è vero che poi è scaturito tocco di mano, ma se non scaturiva il tocco di mano, magari scaturiva qualcos'altro, magari la rete, magari non lo so. Ma un attacco, se è un attacco, è un attacco, è un attacco promettente, perché sei ai limiti della tre quarti. È più promettente di quello, non ho capito, cosa ci deve essere? Cosa ci deve essere? Un'area di rigore, ma l'arbitro difficilmente si trova un'area di rigore. Quindi siamo proprio alla tre quarti e quello ha tirato, nel senso ha passato, l'hai presa, l'hai deviata e poi hai favorito il tiro.
Uno la può vedere in tutta la sua maniera, se legge nel suo modo, però è così. Va bene, chiudiamola anche qua, eh? Vediamo, aspettiamo, vediamo cosa succederà, vediamo l'evolversi della cosa, però il regolamento parla chiaro. Allora, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!